Oh, finalmente i Lost Boys tornano. Ciao Sveva. Ciao Ale, ciao ragazzi, Ciao. ciao. Ciao, siamo tornati Ci siamo. separati, purtroppo di nuovo separati, perché come avete visto siamo stati insieme a Libri da Yugot, come promesso, la nostra prima fiera, ma non ultima. No. Volevamo aprire questa puntata proprio innanzitutto ringraziando tutti quelli che sono venuti a salutarci e sono stati proprio tanti. E siete stati veramente tanti e ci ha fatto tanto piacere, veramente, vedervi di persona finalmente. Sì, concordo pienamente. Vedervi parlare dei nostri libri, ma anche dello Lost Boys, quindi con le nostre magliette, no, non queste, perché I abbiamo nostri oggi outfit. i nostri outfit che hanno riscosso grande consenso, le nostre cartoline, ne devo avere qua una, scusate, le nostre cartoline, ne abbiamo salvato ancora qualcuna, cartoline, segnalibri e quant'altro, Sì. sono andati a Ruva, stiamo già producendo cose nuove, perché comunque abbiamo intenzione di rifarlo a breve, di farvi altri regalini, abbiamo anche delle penne che non vi abbiamo fatto vedere perché erano sperimentali, dovevamo vedere un po' com'erano. Insomma, stiamo facendo un po' di cose carucce, oltre alla scrittura, che è sempre la cosa primaria, chiaramente. Ovvio. E Però vabbè, io ecco, ringrazio. volevamo approfittare per ringraziare innanzitutto Maddalena Vaccarini per Esatto. l'organizzazione veramente eccellente di Libri da Yugot, stata carinissima, sempre disponibile, quindi veramente, veramente grazie, soprattutto quando hai permesso che chiudessero la porta perché avevo freddo, quindi grazie Maddalena, grazie. E poi tutti gli altri, abbiamo incontrato Michele Borgogni, Berneschi, Musolino, David Fragale, Troisi, Troisi, Flavio Troisi, sì. Lucio che abbiamo incontrato anche Lucio Besana, insomma, abbiamo incontrato parecchia Besana, gente, molto, molto figa, bella Gibertoni, sì. gente, bella gente. Bella gente, colleghi, lettori, veramente gente con cui io mi scrivevo da anni, finalmente. Vero. Hanno visto che esisto, sono Sì. tridimensionale e ci hanno visto insieme, tra l'altro, quindi nuova formazione, tutto quanto. È stato tutto molto, molto bello, molto costruttivo anche, insomma. Molto, molto. È stata una cosa bella e soprattutto ci ha fatto venire una gran voglia di replicare. Sì, infatti, sicuramente ne faremo presto qualcun'altra e poi stiamo pensando. Come ci ha chiesto più volte qualcuno di fare un Plutonia Day, qualcosa di più informale, comunque per incontrarvi, per ridere, scherzare, fare quattro chiacchiere, magari mangiarci una pizza, senza aspettare quando ci saranno le temperature in cui ti sciogli per Sì, strada. Ecco. per carità, Dio mio. Quindi, anzi, fateci sapere se l'idea vi aggrada, che ci stiamo pensando, insomma. Stiamo organizzando un po' di cose carucce, insomma. E che altro dire? Poi ci siamo divertiti a Milano, anche, insomma, Abbiamo è stato un lutto. girato, sì, ma più che altro io ho girato perché lui ovviamente è milanese. Però insomma mi ha fatto fare diversi giri turistici, abbiamo visto il Duomo, abbiamo visto tutta la parte del centro, e il Parco Sempione, giusto? Parco Sempione, Castello Ok, abbiamo visto i Sforzesco. Navigli, anche se l'abbiamo visti di giorno, però abbiamo visti. Poi ci siamo spostati in zona isola, dove ci sono i grattacieli, dove il vento tirava, credo, non lo so, a 100 Mamma mia, chilometri orari, cioè una roba per folle. poco non siamo volati via, per poco Sì, non siamo volati, sì. una roba folle veramente. Mamma E mia, è quindi insomma è stato carino, carino, carino. Sì. E stato divertente da posso rifare. tranquillamente dire che Pregnano Milanese, dove abita il Sì. soggetto qui accanto, è veramente un bel posticino tranquillo, tranquillo, dove c'è un ottimo ristorante di sushi. È Ok, veramente, veramente carino. Sì, ah, ottimo, ti ringrazio a nome della giunta di Prignana Milanese e ti invito a tornare quanto prima, visto che adesso sai la grazie, strada, conosci la location, conosci casa mia, insomma, torna quanto prima, così grazie. facciamo un altro giro in altre zone di Milano che non hai ancora Molto visto. gentile. Mi sono trovata anche molto bene in hotel, devo dire, veramente carino. Ottimo, quindi vedi, sai già anche dove dormire. Perfetto. Poi potremmo raccogliere anche questi come sponsor. Dopo giro il Voglia, video. dopo giriamo tutto all'hotel. Sì, Esatto, infatti. assolutamente.
Quindi Com'è se che si volete chiama venire, l'hotel? Aspetta, aiutami. Monica, Monica, l'hotel Monica Fiera, Monica. giusto? Sì, Giusto. esatto. Grazie, grazie, mi sono trovata benissimo, grazie. Ottimo, ottimo, bene. Mi sei stimolato a fare il bis. E quando verrò a Roma mi presenterai in un hotel che non sia quello in cui sono stato l'ultima volta Roma anni fa. Madonna, Dio mio, da quello Una che mi hai raccontato è stata una cosa proprio brutta. roba terribile in termini con i beh, brutto da dire, però insomma, gente di nazionalità un po' strana con i fili elettrici che penzolavano dai muri liberi. Che cos'è? Non tu me l'avete trovato? Oh, Ma ho mamma detto, mia, questo grazie. sembrava economico, era molto Grazie, economico, mamma. era molto economico. Mamma mia. Chissà che Madonna. anche il No, poi guarda, ti funerale insegno una cosa, così intanto la sai. Se devi dormire nei pressi di Termini, l'hotel deve costare un occhio della testa, perché altrimenti ti garantisco che veramente sarà come dormire dentro hostel. Quindi. Ah sì, più o meno il senso era quello, Quindi, infatti. Perché la pulizia sulle scale nelle aree comuni esatto. non era proprio, Se ti insomma, costa un occhio della testa, forse hai possibilità di dormire in un luogo decente. ok, non era quello il caso, diciamo che non verrò in zona Termini. No. Mi darai delle alternative, spero, un po' Direi sì. più tutela, per la tutela della salute, diciamo Sì. così. E va bene, comunque vi aggiorneremo anche su tutti i nostri spostamenti, così. Sì. Man Però mano. intanto grazie veramente a Libri da Yugot perché ci teneva molto a Sì. dire quattro parole su questo perché è stata proprio una bella esperienza per noi. Sì, assolutamente. Buona la prima, come si dice. Perché poi alla fine era anche per me, anche se sono nell'ambiente da 11 anni, era la prima esperienza da stendista, non so come si dice, espositore, Sì, espositore. no, ti capisco perché anche per me, cioè io avevo fatto la fiera precedente con Dark Abyss, però ovviamente come autrice, non come stendista, quindi Sì, sì, come sì. stendista è stata la prima volta e devo dire che mi sono divertita proprio tanto, tanto, Come editrice e autrice l'hai fatto questa volta, doppio ruolo, pensa, tanto. perché alla fine anche editrice, abbiamo proposto anche Kafkapunk, alla fine è proprio il primo nostro Sì, Kafkapunk, è il vero, è vero. primo nostro lavoro da editori, insomma, da brand editoriale, da laboratorio di scrittura, insomma, qualcosa che coinvolge anche altri autori oltre noi due. Ok, ed è Yes. andato a ruba, Kafkapunk è È andato a andato ruba. molto bene, infatti siamo molto Sì. Certo, contenti, non solo per noi, ma anche per tutti gli autori illustri che hanno partecipato. Quindi è stata una bella infatti. cosa. Sì, perché c'era anche questo senso di responsabilità da parte nostra, comunque avendo coinvolto altre persone, di far fare loro bella figura. Sì, Direi che vero. la missione è riuscita, insomma. E va bene, poi a fine Allora, puntata. di che parliamo oggi? Allora, cominciamo col far vedere Le l'outfit magliette. della puntata, che Soprattutto il come si tuo. intuisce verte sugli anni 80, Sì, barra 90 anche, anni io 80-90, ok? esatto, Di io che ho cosa scelto. parliamo oggi? Parliamo di tutte le cose che hanno reso gli anni 80 e 90 belli e tutte le cose che li hanno resi meno belli, quindi i pro e i contro. Chi ha Sì. veramente vissuto in quel periodo, come noi, ad Sì, esempio, no? Che sì, sì, siamo sì. ormai diversamente giovani, molto diversamente. Agé, siamo agé. Esatto. E quindi parliamo un po' di che cosa appunto ha reso questo ventennio, no? 10-10, così iconico, così particolare, che ancora oggi che siamo nel 2023 ancora è tanto presente, in voga, eccetera, eccetera. Infatti, trovare una maglietta sugli anni 80 non è che è stato difficile scegliere quale perché ce n'erano mille, È quindi. vero, è vero, è vero. Io Per guardo, ho cui. optato per la maglietta di Altered Beast perché non l'ho usata per la puntata del retro gaming e mi piace troppo. Hai E fatto comunque bene. gioco degli anni, in pienissimi anni 80, quindi Ha fatto direi. bene. Sì, poi fra l'altro questo discorso era nato proprio anche a Libri da Yugo, penso parlando con Alessandro Fusco, quando si parlava di anni 80-90, che adesso i millennials, quelli nati nel 2000 in poi, hanno un'idea molto derivativa di
questi Vero, è decenni, vero. no? Quindi... Scusa, apro e chiuso parentesi, Alessandro Fusco, un'altra persona che ci è venuta a trovare è stata veramente, veramente carinissima, eh? Bisogna dirlo. Ciao Ale, Sì, infatti lo grazie. salutiamo, leggete i Sì, suoi sì. libri, che ne vale la pena. Tra l'altro hanno molti rimandi agli anni 90 soprattutto, quindi Esatto, sì. vi piaceranno. E si diceva di questa cosa, che i millennials attraverso serie come Stranger Things, così hanno una visione un po' edulcorata, no? Degli anni 80 e 90. Noi li amiamo, però abbiamo visto anche questa serie di cose non proprio belle o comunque che non ci mancano negli anni Sì, 80 sì, sì. e 90. Okay. Un Sì. po' ne avevo parlato in una puntata del mio podcast in solitario e dopo questa puntata infatti ti ho proposto di allargare il tema, di Di parlarne ampliarlo, insieme. esatto. Esatto, infatti. E allora, cosa iniziamo? Dalle cose belle? Io Allora, direi sì. cominciamo dalle cose belle. Parliamo dei pro. Noi abbiamo fatto una lista, più o meno, anche come promemoria. Tratteremo punto per punto, argomentandoli ovviamente, tentando di stringere, perché non ci possiamo dilungare chissà quanto. Sì, Uno, perché certo. verrebbe fuori una puntata stratosferica, due, perché dopo un po' voi vi sareste addormentati. Quindi, insomma, cerchiamo di tenere viva Ok. l'attenzione con argomenti un po' succinti, ma sul pezzo. Sono d'accordo. Vai. Vado io, allora, Vai. nelle cose positive che abbiamo elencato, io vado un po' in ordine sparso, la prima cosa è una di quelle di cui parliamo spesso, sono la creatività dei film. Ok. Quindi tutti i film che sono nati soprattutto negli 80, ma anche nei primi 90, direi, secondo me hanno sviluppato delle idee che non a caso ancora oggi danno vita a infiniti franchise, a infiniti remake, reboot, e questo vuol dire che erano delle idee veramente buone, veramente fighe. Non ve li stiamo a elencare perché ve li abbiamo elencati in mille puntate. Mille volte, sì. Però ecco, penso che questo anche i detrattori degli anni 80 non possono dire di no. Sì, poi se ci pensate, negli anni 80, specialmente dopo la prima metà, comunque i film hanno assunto anche una facciata molto più di impatto rispetto al periodo antecedente. Prendete un film come Ghostbuster, mo ve ne dico uno su tutti, no? Anche a livello di effetti speciali, era una novità assoluta, era avanguardia pura in quel Come momento. no? Ecco perché poi gli anni Ottanta sono rimasti così iconici anche sotto il profilo cinematografico, perché per quei tempi era tanta roba, anche Un ritorno al futuro era tanta roba, non solo di idee, e di idee ce n'erano tante, ma anche proprio a livello visivo. Ecco Possiamo perché parlare. oggi siamo abituati a tutto, no? Quindi io penso Sì. che, tranne forse qualche raro esempio, la maggior parte dei film che vediamo oggi morirà con questo periodo. Rimarrà lì. Qualcuno forse si ricorderà qualcosa, ma poca roba. Non lo so quanto questo avverrà con i film iconici degli anni Ottanta. Secondo me è difficile che alcuni film finiranno nel dimenticatoio, come non sono finiti nel dimenticatoio film antecedenti e di diverso genere, per carità di Dio. Mo faccio un esempio su tutti: prendete un Ben-Hur, cioè Ben-Hur è un film che non morirà mai, cioè comunque Certo. rimarrà inchiodato nella storia del cinema. Poi può essere piaciuto, può essere non piaciuto, però comunque sia. È un colosso e ce ne stanno tanti di colossi negli anni Ottanta, non Ben-Hur ovviamente, io facevo un No, 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 esempio, certo, cioè, ce ne sì. sono tanti, quindi sicuramente però tutta la situazione cinematografica, secondo me. Sono d'accordo, sono d'accordo. Tant'è che appunto ce la siamo trascinata fino a oggi. E viene Sì. spremuta come un limone ancora oggi. E È vero, è vero, è vero. poi, sempre stando nell'ambiente della creatività, delle arti, tu hai giustamente inserito i cartoni animati, specificando del pomeriggio, Del perché. pomeriggio, sì, erano quelli i carini, no? Allora, i cartoni animati degli anni Ottanta erano quelli che cominciavano dopo mangiato, cominciavano con Ciao Ciao su Rete 4, che andava in onda tipo alle 2 del pomeriggio, io me lo ricordo, col pupazzo Forr. Poi abbiamo fatto un post sullo Sboys Esatto, tipo ieri. recentemente. E cominciavano lì, poi proseguivano nel pomeriggio inoltrato con Bim Bum Bam.
e poi andavano avanti, all'ora di cena ci si spostava su altre reti che non erano Mediaset, all'epoca Fininvest, ci si spostava su altre reti e lì si trovavano altri cartoni che potevano essere, che so, Bembe Bero, Renzi la strega, i robot di vari tipi, quindi c'era, non so, Mazinga, c'era Jig, c'era di tutto, c'era Come l'Uomo no? Tigre, c'era di tutto un po', e quindi era proprio un contenitore che copriva un po' tutte le fasce orarie, addirittura anche la mattina, e questo succede anche adesso, però bisogna dirlo, la mattina quando ti alzi, se ti alzi molto presto, Sì, è la prima vero, ci cosa che incontri sono. se fai colazione sono tutti i cartoni animati, perché giustamente hanno Il l'intelligenza di capire il bambino. bambino che si sta preparando per andare a scuola, già gli rode il culo che a scuola non ci vuole andare. Però almeno così lo mettiamo davanti Vede alla qualcosa di televisione, gli diamo carino. due cartoni che lo distraggono, così poi la madre lo afferra e a E tradimento lo lo lascia trascina. depositato, sì, davanti alla scuola, esatto. Esatto. Invece non so se ti ricordi, quando avevi l'influenza negli anni 80 e 90, la mattina stavi a casa e c'erano tutti i telefilm di Italia 1, Come L-Team, no, come no, ma Supercar, sempre certo. quelli, Arnold, Sì. tipo 10 Ma infatti titoli. era ragazzi, un pro degli anni Ottanta era la febbre. Ecco cos'era un pro degli anni Ottanta, era Che non quando abbiamo avevi la messo. febbre. Che bello, quando te ne stavi veramente a casa e dicevi chi è alla scuola, alle maestre, capito? Corna, perché io sto qui con la copertina a casa mia, con Arnold, con tutti, con i Jefferson, con tutta una serie di No? roba, capito? Con mamma che mi porta, che ne so, boh, la bevanda calda e tutto quanto. Era una figata avere la febbre negli anni Ottanta, ragazzi. Tra l'altro non rischiavi che fosse una pandemia mortale, era Era un'influenza, insomma, vero, un oltretutto. piccolo dettaglio, insomma, È vero, te la godevi quasi. è vero. È vero. Sì, infatti. E poi, sempre stando alla tua lista che io appoggio in toto, al pomeriggio, dopo i cartoni animati, seguivano i pomeriggi al parco, perché, anche perché quello potevi fare, Il pomeriggio al parco, sostanzialmente. è vero, negli anni Ottanta, tipo, almeno a me personalmente, i miei genitori, mia madre in particolare, mi portava ai giardinetti, così chiamati, no? Andiamo ai giardinetti, quindi Come andavamo, lì c'erano tutte le amichette di scuola, gli amichetti, e si giocava, perché poi nei giardinetti così chiamati, che oggi chiamiamo parco, c'era lo scivolo, c'erano le altalene, c'era tutta una serie di roba fighissima dove potevi giocare. Io mi ricordo, con la mia amica Emanuela, noi andavamo al Parco di Colleoppio, che si affaccia praticamente sul Colosseo. E in questo parco, verso la fine, c'è questo stradone che porta proprio al Colosseo. C'erano degli alberi molto bassi, fatti in maniera particolare perché avevano questi rami aperti, praticamente, no? Sembrava una roba così, per capirci, i rami erano messi per così. Quindi noi ne avevamo trovato uno tra questi, dove avevamo imparato, no, ad arrampicarci, ci arrampicavamo fino a su, e diciamo sempre che quella era casa nostra. Quindi noi siamo cresciute io conosco Emanuela dai tempi dell'asilo d'infanzia, da lì fino alle medie, noi i pomeriggi andavamo lì a casa nostra, perché l'albero era casa nostra. Quindi per dire, una roba che oggi i ragazzini manco se li vedo che fanno una cosa del No, no, genere. no, assolutamente. Infatti, la prossima volta che passerai a Pegnana, a proposito, ti mostrerò i famosi boschetti, che erano la stessa cosa per noi, no? Erano dietro la casa di un amico ed erano, a seconda della nostra immaginazione, un campo da battaglia della Seconda Guerra Mondiale, un luogo per un nascondino, un luogo per, non so, cowboy indiani, erano, cioè, fine. Sembra di parlare di 300 È anni fa, però. bellissimo, sono bei ricordi comunque, no? Sì, Sono bei ricordi. Io ne ho assolutamente. pure un altro di ricordo, tra parentesi, apro e chiudo l'off topic, sempre in questo parco, tale sempre con Leoppio, c'erano due fontanoni grossi grossi, uno rettangolare, esagonale, scusate, che era sempre pieno d'acqua. L'altro invece era rettangolare con dentro delle statue, una roba proprio d'epoca, bellissima, bellissima, però era quasi sempre senza acqua. Quindi il divertimento di noi ragazzini era giocare dentro queste vasche, perché l'acqua non c'era, quindi c'erano queste statue, ci arrampicavamo sopra le statue, eccetera, eccetera. Sì, Un giorno, era pure sentiamo. mezzo inverno, quindi non era proprio caldo, stavamo lì giocando dentro, al centro di queste vasche, tra l'altro, e a un certo punto, non so perché, decidono di aprirle queste Mamma Madonna. fontane, e arrivano praticamente getti d'acqua dappertutto.
e noi sarà stato tipo novembre, capito? Zuppe da testa ai piedi, ci siamo raffreddate, abbiamo preso un cazziatone senza precedenti dalle nostre madri, e quindi quella pure è una cosa che è rimasta storica. Roba che se la facciamo adesso ci prendiamo una broncopolmonite, la Io nostra sicuro, a me mi salute di ricoverano ferro. oggi. La salute di ferro abbiamo. Del tipo che quando eri qua a 5 e mezza, cosa facciamo? Ci facciamo una tecnica di 2 ore che siamo stanchi. Esatto. Eh beh, eh beh. Sì, i parchetti, grandi parchetti. Tanto per ti vengo incontro, ogni tanto dico qualcosa pure io. Un'altra cosa che abbiamo messo in lista è la Come quotidianità, che no? era molto meno frenetica Ah, all'epoca. beh, certo. Io mi ricordo non solo la mia, io ero bambina negli anni 80, però mi ricordo anche la quotidianità di mia madre, per esempio, che per quanto Vabbè, sì. comunque lavorasse, la vita proprio era diversa, era più calma. Non mi ricordo Beh, tutto sì. questo stress, tutta sta fretta di oggi. Cioè, se la vedi oggi, mia madre, che ormai ha l'età che ha, è più isterica oggi dell'epoca, che io dico, ma No, vivi là. Cioè, oggi è sta a vero, 3.000, all'epoca, insomma, era una donna giovane comunque, non, era molto più anche calma, anche quando si incontravano tra mamme per strada, magari si fermavano a chiacchierare, se la prendevano con calma. Oggi, se incontri qualcuno, ciao, come è? Scusa, tutto a posto, vai, sì, è vero, dove sei stato? Cacchio, devi andare. ma Capito? anche È perché proprio era così. mondo più ridotto alla fine, quindi anche Sì. geograficamente, cioè, non so, per esempio tutti questi supermercati che ci sono adesso, che sono comodissimi, centri commerciali, però non c'erano. Noi No, facevamo non c'erano, non molto, c'erano, molto nel assolutamente. quartiere o comunque nei mini market, Sì, che già un tu considera concetto che il diverso. primo centro commerciale qui a Roma, Cinecittà 2, si chiamava, che ancora c'è tra l'altro, zona Cinecittà, non lontano dagli studi cinematografici, l'hanno aperto negli anni 90, Eh sì, se anche non da mi noi sbaglio, più o ed è meno. stato un evento epocale, Sì, quindi sì. ti dico, la gente in delirio questo centro commerciale, perché prima non c'erano, c'erano i Non negozi c'erano. di quartiere. Sì, è vero, è vero. C'era, da noi penso che c'erano tipo le cartolerie che vendevano, dalle cose di scuola, i giocattoli. A un Sì. certo punto vendevano anche i primi computer, li vendevano in questo negozio, il DIC 20, un purpurri di roba, cioè, Sì, tutto era lì. carino comunque. Io per esempio abito in una zona che è centrale, però è anche molto popolare, nel senso, negli anni 80 la zona dove vivo io brulicava di persone, c'erano 10.000 negozi di tutti i tipi, qualsiasi cosa cercavi la trovavi, perché era pieno. Oggi non è più così, oggi comunque è pieno di negozi tutti uguali, fatti in serie, Sì, è tanta roba vero, tipo locali e cose per mangiare, però poi a stringere, se ti serve qualcosa, comunque ti devi allontanare, c'è poco da fare. Mi ricordo che addirittura c'era il tabaccaio di zona all'epoca, che non solo, vabbè, vendeva ovviamente i tabacchi, poi anche la zona cartoleria, la zona dei regalini, no? Ti capitava all'epoca che i tabaccai avevano tutta questa zona Come dove no? c'erano i giocattolini, le cose che se Sì, potevi far svelare potevi macchinine, comprare le col biglietto. ruspe. Sì. Bravo. E organizzavano addirittura le parate di carnevale di quartiere. Quindi Addirittura. ogni fine di carnevale, ogni ultimo di carnevale, c'erano queste parate di quartiere organizzate con i carri, una cosa fatta proprio bene, e lo organizzava il tabaccaio, per dirti. E Penso poi a c'era la merceria, considera, è te. Ah, rimasta in sì. piedi con gli stessi proprietari, ormai anzianissimi, fino all'anno scorso, hanno venduto l'anno scorso, erano gli Ah. unici della vecchia guardia. L'unico che è rimasto, che chi è di Roma lo conosce sicuramente, è una gelateria che si chiama Fassi, che è, credo, la più famosa a Roma, e quella è rimasto qua, e seppur è entrato in società con dei coreani, comunque, insomma, è ancora qui e Ancora attivo. persiste. Sì. Persiste. Vabbè, ma è bello anche un po' come quando Carlo Verdone parla nei suoi libri della Roma che non c'è più, no? I È vero. libri, quelli un po' nostalgici, diversi dai suoi film, di una Roma anche Sì. più popolare, più popolana anche, che effettivamente, ma anche Milano è così. Tu l'hai vista una Milano che sembra proiettata verso il 2100, È vero, è come vero. una volta non è, cioè tutto il quartiere Isola che hai visto era tutti i vecchi alberghetti, trattorie, adesso di quelle trattorie non ce n'è più Però. neanche una. Sì. Ti faccio una domanda andando un pochino, ma neanche tanto off topic. Io, per esempio,
non so se succede anche a te, io non mi ricordo esattamente com'era la scansione del mio tempo prima di internet, come passavo le mie giornate interamente, cioè, è una cosa che fatico a focalizzare Allora, bene. dobbiamo andare negli anni 90, quindi andiamo negli anni Sì, se 90 e ti vogliamo, dico che sì. le mie giornate si svolgevano in questo modo. Vabbè, la mattina andavo a scuola, quindi parliamo di periodo di medie e superiori. Andavo a scuola il pomeriggio, con l'avvento della PlayStation è cambiato. Parliamo prima della PlayStation. Il Ok. pomeriggio mi organizzavo con le mie amiche, quelle diciamo del cuore, chiamiamole così, uscivamo. E andavamo in comitiva perché c'erano le comitive, quindi Sì, è la vero. comitiva che La d'inverno compagnia. magari ci chiudevamo in una gelateria che sta qui vicino, che si chiamava, ma non c'è più, Blue Ice, e ci chiudevamo lì dentro perché faceva freddo e stavamo tutti là. Ormai il povero gelataio si era arreso, sì, a sta miriade dei ragazzetti. Con l'avvento della bella stagione ci dividevamo nei vari parchi, quindi c'era Piazza Tanto, c'era Colleoppio, andavamo un po' qua, un po' là, però stavamo lì anche la sera, spesso e volentieri. Poi leggevo, perché io comunque leggevo tanto, ho sempre letto tantissimo, guardavo un sacco di televisione, però prettamente cercavo di stare fuori casa, uscivo tantissimo. Poi è arrivata la Ah, ok. PlayStation e mi ha rinchiodato dentro casa, perché la PlayStation Perfetto. automaticamente mi ha preso di forza e messo davanti alla televisione. Era come una droga. Io ho perso un anno di scuola per la PlayStation. In Madonna. pratica, sì, ma è scherzo. Cioè, io andavo alle Videodipendente. superiori, cioè io facevo finta di andare a scuola, facevo sega automaticamente, tornavo a casa, tanto non c'era nessuno, mi mettevo lì. Per Ti, 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 giocare. ti, 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 sì, ci ho perso un anno di scuola. Rovinata dalla Sì, PlayStation. Però è stato assolutamente. Quindi, per divertente. dire, però ecco, sostanzialmente facciamo questo: andavamo in discoteca il sabato pomeriggio, c'erano le È discoteche vero. aperte il sabato pomeriggio, quindi era per noi era una cosa bellissima, fin quando poi non sono diventata più grande, e allora si andava in discoteca il sabato sera anche. Quello sì, spesso Sì, noi sì, sì. partivamo, ti parlo che ero più grandicella però, partivamo proprio il sabato sera, andavamo magari a ballare fuori Roma anche, a Sì, Perugia, ad anche noi Arezzo, fuori. sì. Ah, Ne fuori, abbiamo molto fatte fuori. di mattate in quegli anni, eh? Ah, molto fuori, molto fuori Sì, Roma. ma non erano neanche belle discoteche, oltretutto, non mi vergogno a dirlo, sai, io sono andata a ballare a Rezzon, al Fitzcarraldo, e poi tutto il periodo di Riccione, me le sono fatte tutte le discoteche, come no, sì. Poi mi è venuta la nausea a un certo punto, ma non le posso guardare più perché veramente non ci andrei neanche pagata. Però ho Beh. avuto quel tot di anni in cui andare a ballare mi piaceva parecchio, tutte le persone che frequentavo ci andavano, e quindi insomma pure quello era un intrattenimento. Beh, la discoteca è molto simbolo anni 90, comunque, Sì, assolutamente. come no, vero. Come la sala giochi degli anni 80, se vogliamo. Anche come no, la sala giochi, una figata la sala giochi, io ci andavo sempre, quando potevo ci andavo, ce n'era una enorme che non stava proprio vicinissimo, però poi pensa, ne avevano aperta una invece proprio nel mio quartiere, grande grande, e lì era una festa, però è durata poco, devo dire, non è durata Ah, molto purtroppo. durata poco. Adesso non per fare i nostalgici, ma adesso vedi solo queste sale scommesse o le sale, come si chiamano, quelle delle slot machine. È vero, è molto triste questa cosa, te lo dico proprio Sì. A sinceramente. parte che è una rovina sociale, È una proprio. rovina sociale, per quello che è triste, perché Sì. veramente E la gente ci entra e ci si si rovina, ci si impoverisce. indebita, come no, è vero, è No, vero. almeno noi ci perdevamo le 500 lire nelle sale giochi, Sì, ma poi per noi era al proprio un limite. gioco, cioè nel vero senso della parola. E ti Questo, divertivi. le sale scommesse non sono un gioco, cioè va No. oltre, quindi. Sì, infatti è una truffa legalizzata dallo Stato, Porca mi permetto miseria, di dire. purtroppo, Sì. E davvero. quindi Poi che questo. altro? Un'altra cosa figa era che dovevi portare i grembiulini a scuola. Secondo me, qui c'è, potremmo argomentare tanto su questa cosa. Cerchiamo di stringere un pro e un contro anche sui grembiulini. Pro, secondo me, perché all'epoca nostra non si badava al come sei vestito tu, rispetto a magari come ero vestita io, eccetera, eccetera. Eravamo tutti vestiti in serie, no? Avevamo il grembiulino, le Sì, bambine avevano questo certo. grembiulino bianco, i maschietti il grembiule blu, ed erano tutti uguali, con questi fiocconi davanti, un po' da stupidoni, però erano più o meno, al massimo potevi scegliere il ricamo
del grembiule proprio al massimo, o mettere Sì, delle sì, sì. toppe che magari si attaccavano col ferro da stiro o roba così. E secondo me, ora mi direte che sono boomer, che ho la mentalità ristretta, come ve pare, però io ve la dico come me la sento. Secondo me era meglio, perché avendo avuto un figlio poi che è andato a scuola in un periodo in cui i grembiuli non c'erano più, perché quando Riccardo ha cominciato pure l'asilo, neanche all'asilo gliel'hanno chiesto, ma chi se ne frega dell'asilo, parliamo delle elementari, comincia a essere complicato perché poi c'è il bambino che è vestito molto figo perché magari Certo. viene da una famiglia molto bene e quindi è vestito figo. La bambina che ha il vestitino più carino dell'altra, il bambino che invece purtroppo magari c'è anche chi non ha la possibilità e quindi magari si sente in difetto perché l'altro ragazzino ha la maglietta con, che ne so, io quando Riccardo era piccolo mi ricordo, a parte i Pokémon, mi ricordo che lui era andato in fissa con Ben 10, non so se tu te lo ricordi Ben 10. È Vabbè, no, perché eri troppo grande, io sì, perché c'è. col logo Col logo verde, verde, sì, aveva no, questo bracciale che lo ok, batteva Simone, eccetera, sì. eccetera. Ok, quindi era un continuo di comprare roba di Ben 10, però la roba di Ben 10 all'epoca costava, c'era Costava. Bakugan pure, la roba di Bakugan, cioè io per carità, con tutto l'affetto possibile, io ho sempre comprato, però mi metto nei panni di chi magari, insomma, non è che sempre quando spende soldi per la roba dei cartoni animati. Quindi secondo me il fatto che tutti i bambini fossero indistintamente uguali era una cosa positiva. Poi, per carità, se lo dici oggi, vuoi annientare quello che è magari Identità o sì, l'individualità di una persona, ognuno è libero di esprimersi e deve essere libero di esprimersi, i ragazzini non devono essere costretti a stare dentro delle divise, tutto quello che volete. Però, secondo me, nel periodo delle elementari non è male, non era male, perché oggi non si usa più. Magari ci sono anche scuole che ancora insomma, li fanno Forse usare questi qualche collegio, grembiuli. forse, forse, forse qualche collegio o qualche scuola privata, però credo che siano poche adesso che fanno usare ancora. Sì, magari hanno le divise proprio. Però il grembiulino era veramente una cosa innocua. Cioè, andavi in un OVS qualsiasi, lo pagavi 2 lire, lo mettevi al bambino, andava a scuola, non si sporcava, tu non dovevi lavare in continuazione tutte le patacche che si fanno i ragazzini, ne compravi due o tre di grembiuli, uno metti, uno togli, uno metti, uno togli, avevi finito e tutti eravamo felici e contenti. Anche perché tu hai detto che quando andava Riccardo a scuola andavano di moda le magliette dei cartoni animati, adesso vanno di moda gli abiti firmati, già le elementari, e quindi Certo. hai alzato la posta Hai ulteriormente. alzato la posta ulteriormente, ovvio, ovvio. Ma è come, guarda, io ho visto il salto che lui ha fatto elementari, medie e superiori. Cioè, lui era uno che fino alle medie andava a scuola in tuta. E io tutte le volte dicevo, Ricca, mettete un paio di jeans, tesoro mio, che sei più carino, sempre con sta tuta. A me non mi importa, a me non mi importa. Come è entrato alle superiori, ovviamente erano jeans Vabbè, fighissimi, magliette comunque che avessero il logo certo. qualsiasi che possa essere Adidas, Vans, Puma, e scarpe uguali, Adidas, Vans, Puma, e tutte così, Diadora, cioè, ma è normale, Soldi, è normale. Però dico, perché dobbiamo farceli arrivare quando ancora stanno in fascia elementare? C'hanno tempo comunque, no? Secondo me. infatti, sì. Non è che dobbiamo proprio foraggiare il capitalismo già quando hanno 6 anni. All'alto, cioè, anche pure, cioè, Da già 6 anni. una fase di economia con un po' più di calma, anche meno, insomma. Infatti, anche con più calma, con più calma. Sono d'accordo con te. Quindi i grembiuli a scuola, mi avevi detto, perfetto. Mi hai segnato anche le musicassette che hanno un fascino Musicassette retro. che Hanno un era fascino molto retro. retro. Sì, io mi divertivo tantissimo. Io col primo stereo che mi hanno regalato, che era una roba grossa così coattissima proprio, che non ti dico che Sì, aveva due anch'io ce spazi per l'ho. mettere le Sì, sì, musicassette, in più aveva sì. la Sì. radio, era divertente, ti compravi queste musicassette, le mettevi, le ascoltavi, il vicino che ti bussava sul muro perché il volume era troppo alto, sì, tua madre che ti tirava una ciabatta dietro, però insomma tutto sommato era carino, era divertente. Le duplicavi, le Le copiavi. duplicavi. Affinavi la tecnica di quando il nastro girava male, tu con Esatto. la matita tentavi di Infatti. metterlo dentro, ma che ne sapete se non l'avete fatte queste cose? È Con vero, la santa pazienza proprio lì a è cercare di non vero, romperlo.
Qui farei un discorso accorpando, anche un po' delicato perché rischiamo veramente di farci dare del boomer, ma chi se ne frega. Ci metterei dentro anche i film, nel senso proprio oggetto materiale, perché c'erano i VHS, no? E C'erano i solo videoleggi, dopo. Ale, c'erano i videoleggi di Esatto, quartiere. esatto. Dai. E quindi adesso io non tornerei indietro dalle piattaforme di streaming, ti dico la verità. Però cosa facciamo anche io e te molte sere? Ci mettiamo lì, ci vediamo un film? Sì. Sono le 10:20, allora iniziamo a sfogliare, 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 sfogliare. Sono le 11:20, un'ora dopo non hai ancora scelto praticamente cosa È vero, guardare. è vero, è vero. Una volta quello c'era, non è che le rimpiango, perché alla fine a volte non c'era niente, quindi né da ascoltare né da Oh vedere. Cioè. no, per carità, però quello Però. c'avevi e quello andava bene, cioè l'offerta era meno vasta, quindi Ridotta, più sì. contenuta, però il fatto che fosse più contenuta ti aiutava, uno, a non impazzire, due, a godertela molto meglio, l'assaporavi molto meglio. Invece adesso Sì. abbiamo tutto, come dici tu, no? Ci vediamo qualcosa? Per me è un incubo, perché tanto lo so, Lo e a so, meno che lo non so. sia Infatti qualcosa che io facciamo cosa ti dico proprio. alle 6? Scegli alle 6, così quando dopo cena sappiamo cosa. Le idee molto chiare diventa complicato perché poi comincia a fare: ah, tu guarda su Netflix che io guardo su Paramount, poi io vado su Amazon, tu spostati su Sky, cioè è un È una incubo, scena no? familiare, una scena vista di recente. Quindi è Sì. E lo così. stesso l'avevo fatto questo discorso in un'altra puntata, anche per i libri. Io avevo 20.000 lire in tasca, quindi ti prendevi uno o due libri, e anche se non era proprio bellissimo, alla fine lo finivo. Perché Sì, è comunque vero, è vero, è vero. Come no? adesso io Vero. compro o ti fanno arrivare, perché poi sono anche generosi a regalarci dei libri. 50.000 volumi, e spesso ne leggi tipo il 10% Ma è vero, o uno perché anche hai sempre un meno. sacco di roba da fare e Sì. come ho detto la vita è molto più frenetica Tra e l'altro, con sì. 10.000 impegni. E due, perché adesso poi, onestamente, Ale, cioè, con lo smartphone, che è una creatura diabolica, No, secondo no, me, è i vero, sì. social e tutta una serie di È roba, cioè vero. tu ti metti lì, ti metti quel libro e dici ok, fermi tutti, mo No, leggo, e ma ti ci metti no. pure, però poi ti arriva la notifica, devi rispondere a Tizia, a Caio, controlli i social, cioè non è più No. No, no. così in serenità, capito? No, no, io, cioè, io come sai ci lavoriamo anche noi con questi aggeggini, quindi ok, per amor di Dio, non ci Punto. saremmo manco conosciuti senza gli Sì, smartphone, è vero, è quindi. vero. Però ieri ti racconto questa situazione al limite del paradosso. Sono andato a vedere il film di Dungeons and Dragons, no? Sono andato all'Odeon, che è il cinema uno dei più vecchi, centralissimo, dietro Piazza Duomo. La sala era sprofondata praticamente, credo, nelle catacombe di Milano, quindi non prendeva il cellulare, zero. Io per la prima volta, non so dopo quanto tempo, credo dopo 3-4 anni, l'ultimo viaggio che ho fatto in aereo, che non puoi usare il cellulare, sono rimasto 3 ore e mezza senza potermi collegare. Ti giuro che per la prima ora ero un po' spaesato, cioè sono talmente Sì. abituato a guardare notifiche, se mai scritto, se ho ricevuto una Ci mail credo. importante, così che ero veramente spaesato, cioè mi vergogno quasi a No, no, dirlo. ti capisco. Però. Io l'altra mattina, quando sono andata a scrivere sull'app antica, ti ricordo, ho messo anche un post, Sì, sono come andata a no? scrivere in Sì. macchina, mi sono fermata in un punto dove non ho capito per quale motivo il cellulare prendeva malissimo. Quindi praticamente mandavi un messaggio e ti rimaneva lì che caricava, caricava, caricava e non partiva. E a un certo punto ho detto, dico, Dio, cioè proprio sai quando dici non Sì, posso così, stare così? Poi così, così, mi sono detta, infatti. lo sai che c'è? Io sono venuta per scrivere, quindi probabilmente, forse, mi serve pure in questo momento. Ma infatti anch'io al primo momento ho detto, Madonna, adesso qualcuno mi scrive, mi dico che fine ha fatto, che è scortese, che poi di base ha una dipendenza che ho anche al di là Certo. di tutto. Poi a un certo punto è iniziato il film e me lo sono goduto senza distrazioni, perché ti dirò, se ci fosse stata la linea, nonostante tutto, la tentazione di sbirciare lo schermo una volta ogni Pure al mezz'ora, dipende, cinema? No, io al cinema non ce l'ho sta cosa. No, io al dipende. cinema Anche, no. meno male, ma No, 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 no. io. Mi Ammetto di sto davanti avere. alla TV a casa, sì, anche Sì, beh. frequentemente, quello è normale. Però al cinema no, 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 no. Anche perché al cinema Meno. c'ho sempre paura di disturbare, nel senso comunque la Sì, più luce che del altro è cellulare al quello. buio dà Sì, fastidio, quindi più che cerco altro è di quello. evitare. Sì. Questo per dire comunque, riagganciandoci a tutto quanto, co come sono cambiati veramente, e non ce ne accorgiamo spesso, perché. È stata una transazione, che abbiamo vissuto, ormai ci siamo dentro,
non ci accorgiamo di quanto sia cambiato anche proprio la struttura del nostro tempo, delle È nostre vero. giornate, delle nostre ore, la nostra attenzione. Poi ti ripeto, io non rinuncerai mai. Adesso per inciso non è che devo dire sempre era bello quando era tutto No, 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 prateria, no, no. no, è ovvio che la tecnologia è andata avanti, è un bene per tutti, questo E è. qui, infatti, se vuoi, possiamo metterci dentro finalmente qualche contro, nel senso, una volta negli anni Ottanta, comunque il mondo mio era quello lì che viene descritto, quindi chilometricamente a portata di bicicletta negli anni Ottanta, dove potevo Certo. arrivare in bicicletta, gli amici non è che li sceglievi, quelli che ti capitavano, cioè più o meno. Poi ho avuto fortuna, ho avuto degli ottimi amici, Beh, erano però non è. tutti amici di scuola, perché poi appunto Sì. non c'era la possibilità, comunque amici di quartiere, non c'era Sì, questa possibilità come oggi, no? Di conoscere gente certo. appunto online, eccetera, eccetera. Oggi io praticamente mi sono incrociata sulla pagina di un'altra persona sui social con un commento con un'amica che io ho conosciuto, penso, su un vecchio forum di Stephen King. Nei primi del 2000 ti parlo e poi l'ho conosciuta dal vivo, ci siamo incontrate perché lei è venuta a Roma, io sono salita su dalle parti di Brescia e tutto quanto, ci siamo viste più volte. Oggi l'ho rincrociata appunto sui social, però ecco, questa è una cosa buona, nel senso conosci gente Certo, anche valida, caspita. gente che poi magari ti porti dietro nel corso degli anni, incroci pure un sacco di stronzi che vorresti che Assolutamente nella sì. vita reale non guarderesti mai neanche con gli occhi di un'altra. Però quello che voglio dire è all'epoca tutta questa Scelta. mentalizzazione Non c'era scelta, cioè non sì, c'era non tutta questa avevamo scelta. tutti questi strumenti, non li avevamo, quindi quello che avevamo era la scuola con gli amichetti simpatici e quelli antipatici e gli amichetti di Di quartiere che poi ti quartiere. riportavi dietro nel corso degli anni, questo c'era. Poi Sì, se sì, eri sì. fortunato ti incrociavi con delle amicizie, no? Magari, che ne so, uscivi con Maria Rosa e Maria Rosa ti presentava, che ti Certo. devo dire, Pinco Pallo. Allora Pinco Pallo diventava pure amico tuo, se ti Sì, sì, sì. riprendevi, allargavi un po' il giro e viceversa. Sì, quando Quindi. cominciavi a prendere la patente, cominciavi un attimo a, appunto, incontrare gente anche un Guarda, io pochino più purtroppo lontana. questo non posso dirlo perché la patente l'ho presa tardi perché avevo 23 anni quando ho preso la patente. E un anno dopo sono rimasta incinta, quindi diciamo, insomma, il mio prendere la patente non è che ci ho fatto Stato rovinio di questa relativo, patente, no? Cioè, guido tantissimo, vado ovunque, però non mi è servita per fare chissà che Sì, sta sì, 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 patente, sì. No, insomma. invece io ricordo che quei 18 anni, il primo della compagnia che ha fatto la patente, abbiamo cominciato ad andare al cinema a Milano, quindi si è allargata la Certo. prospettiva, però sempre lì andavi. Adesso puoi giocare a scacchi con uno che sta in Australia, volendo, Ah, in tempo sì, reale, cioè. assolutamente, assolutamente, assolutamente. Che siamo sempre lì, è ottimo, io non ci tornerei mai indietro, allo stesso tempo però rischia veramente di incatenarti anche al virtuale, Beh, insomma. sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Infatti, E anche infatti, no, vai. dico, infatti, come cose positive, c'è anche l'avvento dei primi cellulari, se andiamo a vedere, no? Negli anni Sì. 90 sono arrivati i primi cellulari, che poi all'inizio erano delle robe enormi, non so se te Voglia. lo ricordi, erano giganti. I primi Motorola erano, sembrano dei citofoni proprio, una roba Sì, folle. pesantissimi, Poi sì. sì, poi sono arrivati i Sony Ericsson, te li ricordi? Quelli Come colorati no? con lo Ce l'ho sportellietto, avuto, sì, che pian ce l'ho piano te li avuto. facevi tutti i colori perché si rompevano È puntualmente, quindi vero, esatto. E poi insomma, però almeno che quando ti arrivava un messaggio, un SMS, lo leggevi su uno schermo piccolo così e arrivava a Sì, scorrimento. Ti ricordi che per è vero, leggere un sì. messaggio ci mettevi 3 anni perché era È parola per vero, è parola vero, che scorreva? è vero. È vero, il mio primo è Però stato un insomma. Bosch grosso così, con l'antenna rigida, Sì, con l'antenna. sì, che pesava tantissimo. In compenso la batteria penso che durasse 10 giorni, Sì, è vero, è senza vero. Beh, il ricarica. famoso Nokia, no? Il famoso Sì, Nokia 3310, mi sembra. Non 3310, mi ricordo. 3310, Quello sì. era indistruttibile e la batteria non moriva mai, No, mai. Una macchina da guerra quel è vero. cellulare. E poi c'era Sì. la strategia, no? Del tipo, se mi pensi mi fai uno squillo, no? Il WhatsApp, lo squillo a vuoto, non so se lo Quello, facevate anche voi. oppure noi ne avevamo anche un altro, non solo il se mi pensi mi fa uno squillo. Se mi sta pensando in maniera romantica, mi manda un messaggio vuoto. Ah sì? No, questo Quindi no, sì. arrivavano, ogni tanto arrivavano questi messaggi vuoti.
E tu Ma dicevi anche ok, bello, mi pensa. ma penso a te. Sì, erano tutte queste cose. Avevamo il nostro linguaggio, insomma, quei primi Sì, cellulari. voglia, voglia, voglia. Perché gli SMS costavano, eh. Comunque, gli E come no, SMS, cavolo, se costavano sì, ma cominciavi, certo. Ma certo, infatti. come i primi approcci a internet, te li ricordi tu? Quando dovevi avviare tutto con quel cavolo di suoni. E Se le ricordano i miei genitori, se le ricordano, le prime cercavano di bollette. connettersi alla rete, una roba, guarda, te giuro. Però tu E ti le sentivi prime. il padrone del Ma mondo in quel scherzi, sì, momento. Sì, scherzi, sì. sì. Poi le prime bollette che sono arrivate sono state mazzate dietro il Madonna, una ginocchio. mazzata pazzesca. Sì, io mi ricordo mia madre, ma ancora su Anche internet. perché ai tempi tiravo le tre, io ho attaccato il modem, ero molto più giovane. Penso, io ho Sì. iniziato a navigare in università, nel laboratorio di università nel 97 e poi arrivato a casa nel 98 quasi subito perché ho detto no, io sta cosa devo averla a casa, però era veramente costosa, lenta, però ti si Sì. apriva un universo, Si apriva un assolutamente. mondo, assolutamente sì, Sì. assolutamente sì. Una grande. Invece, tra e Vai. contro, tanto perché però insomma l'abbiamo trattati abbastanza, a parte l'assenza di internet, perché ovviamente l'abbiamo involontariamente citata, il telefono col filo, per esempio, no? Quante ore ci hai passato tu al telefono di casa attaccata al filo? Anche perché all'inizio, Come ragazzi, negli anni 80, manco i cordless c'erano. no? Quindi No, manco no, a no. dire che avevi il cordless e bene o male te lo potevi portare per casa. Stavi inchiodato, c'era un telefono dentro casa, se ce n'erano due, se l'altro alzava sentiva la Non potevi, conversazione e esatto. attacca al telefono dalla figura di merda, come se non ci fosse un domani. E spesso erano quelli in bachelite col disco, no? Quindi Sì, facevi il col numero. disco che tu per fare un numero facevi Sì. tra-ta-ta, e il disco faceva Esatto. tu, 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 e tornava e tu tra-ta-ta-ta, l'altro Sì, disco sì, tu, sì, tu, sì, tu, 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 tu. sì, sì, sì. Sì, Cioè, ci mettevi in quarto numero. è vero. E io ho visto un filmato su YouTube che mi ha fatti vedere dei ragazzini di 14-15 anni adesso non capiscono come si usa. Cioè, Sì, perché poi dopo sono arrivati sempre i telefoni quelli a col filo da tasti. casa, però con i pulsanti, e già Sì, lì sì. era un grosso passo in avanti, perché almeno per fare il numero ci mettevi in alto. Ma finché c'è stato il disco, ragazzi, era la fine. Era Poi una stavi lì roba, sì. inchiodata, io mi ricordo ore e ore. Voglia. Con Tiziana, la mia amica, ci sentivamo tutti i Sì. pomeriggi, per ore, ma per ore, nel senso stavamo tipo 2 ore al telefono, capito? Con mia madre, ancora devo telefonare! Un È incubo, vero, è vero. Io avevo il veramente. mio amico Giuseppe che mi chiamava sempre all'ora di cena per la gioia di mio padre. Ogni tanto diceva: allora, ancora, 2 ore che c'è la minestra a tavola, Sì, quello sì, che è. Noi sì, sì. ce la ridevamo sotto i baffi, perché poi anche Cioè, se eravamo maschi. oggi io, se devo pensare di stare ferma in un punto al telefono, mi prende No, Madonna l'orticaria. mia, Già io non sono Madonna. una che è amante delle telefonate. Cioè, io le telefonate mi piacciono se fatte comunque sporadiche, se comunque rientrano in un lasso di tempo umano, se mi tieni 2 ore al telefono, dopo un po' mi prende l'angoscia. Non per altro, io sono tanto per i messaggi vocali, quello e quella. È Mi ovvio pare che di sta averlo finire il intuito. telefono oggi a cui io ce l'ho, eh? Mi pare di averlo intuito. Io ho un paio di amiche, in particolare una, che quando t'acchiappa il telefono, cioè tu fai proprio pronto, Ramuffa. ciao, sono io! Oh, no, la mia vita è finita, è l'ultimo momento! Sì, Metà oggi giornata. non sarei più capace, guarda, veramente, no. Ma guarda, i vocali tanto vituperati sono co così comodi, perché tu ne mandi anche uno di 20 minuti, ma l'altro si ascolta quando può, con Ma comodità. infatti, quelli che dicono, ma mandi un vocale così lungo, ma a sto punto fate una telefonata. No, perché il vocale, la persona che lo riceve, se lo sente con calma quando può e mi risponde quando può. Con È la vero. telefonata lo inchiodo al telefono in quel momento, non ho detto che possa la persona, quindi secondo me, voglio dire. Primo, secondo, io per esempio poi sono uno un po' riservato, mi sta sul cazzo, se si può dire, parlare dei fatti miei con gente attorno. Quindi se uno ti telefona, metti che puoi Vero. essere su una metropolitana, in un negozio. A me Sì, non è sì. che fa tutto sto piacere, soprattutto se sono telefonate personali.
sta È lì vero, è a vero. far sentire gli sconosciuti i cavoli miei. Sì, Auricolare, ti esatto. metti la tua cuffietta, vai in macchina col Bluetooth, quello che è, te lo ascolti, Ecco, ti in macchina per esempio riesco anche a sostenere delle conversazioni ogni tanto, nel senso, tanto sto in macchina, comunque, cioè, non è che mi inchiodi da qualche parte, sto camminando, sto andando da qualche parte, oggi c'è il Bluetooth, quindi c'è il viva voce in tutta la macchina, se sto da sola, se no mi rompo che qualcuno ascolti i miei cavoli, sinceramente, quello. anche se non c'è niente di male, per carità, però voglio Sì, dire, però no, cioè, sì. i cavoli miei, in fin dei conti, Infatti, no. sono assolutamente d'accordo Sì. con te, Sì, sì, sì. Che infatti. E altro? Che altro quindi possiamo dire? Ah, parliamo anche ovviamente delle automobili che erano prive di comfort in quel ah, periodo, beh, completamente prive di comfort. Cioè, io mi ricordo mio padre negli anni 80, quando io ero veramente piccola, aveva una Fiat 128, che non so se tu te la sì, ricordi, ce l'avevamo anche che mio era zio, ce l'aveva. per l'epoca bella, bella Era bella, macchina, sì. con sedili in pelle, sa, vedi oggi dici, Madonna, ma come facevi a fare tutti i viaggi che hai fatto dentro quella macchina? È Ma a vero? parte la situazione di sicurezza, che non c'era la cintura di sicurezza, non No, c'era l'underbag, no, non c'era no. niente praticamente, lì ti prendevano un piano e morivi, così semplice. Però, a parte È quello, voglio dire, vero. erano comunque scomode, i sedili erano scomodi, gli Ma perché ammortizzatori erano scomodi, girare il c'era tutta... volante ti facevi i Il muscoli? volante era grosso e sottile, sottile, sottile di plastica, che è proprio Che poi una roba. era Tu, duro, era duro. padre, quando faceva i parcheggi, no? Le Lo manovre, non essendoci il vedevi. sergosenso, Eh sì. sappi che le manovre le facciamo con questo gioco, Sì, praticamente, no? Col esatto. volante Sì, che sì. sta qui, tu fai così perché tanto il volante Sì, gira da solo. Io vedevo mio sì. padre, È vero, che sì, ti io facevi dei muscoli. pensavo. Madonna, ma deve essere uno sforzo inumano guidare la E io ho macchina avuto. traumatizzata, perciò. Ho fatto in tempo a provare la vecchia Citroen Visa, che era così, era proprio, diciamo, molto diverso guidare, te lo assicuro. Non so se tu hai Sì, fatto in tempo a ci provare. credo, assolutamente. Sì. Beh, ma se pensi pure ai motorini, il motorino si andava senza casco, che Ah, è una sì. cosa brutta se ci pensi, no? Cioè, io fosse per me... Emetterei un decreto legge che obblighi anche ciclisti e anche quelli che vanno sul monopattino a mettere il Madonna, i caschetto monopattini per una no, questione, terribili. I monopattini terribili, io li monopattini abolirei. terribili di loro, però vuoi andare col monopattino, ti metti la targa e ti metti il caschetto uguale perché va in bicicletta, targa perché non puoi fare come cacchio te pare, ok? E caschetto perché se caschi manca giusto che ti stracelli la testa. E all'epoca sul motorino ci cioè, andavano due, in tre ogni tanto È riuscivamo ad andare vero. sul motorino, in tre, senza casco. Cioè, voglio È vero, dire. è vero. Sì, è Dai, vero, è ma io mi vero, ricordo, uscivamo da scuola, c'era magari quello o quella che aveva il motorino, che mi dai uno strappo e dopo un po' sentivi, boh, da dietro, pure a me, e stavi in tre, capito? E dici, non è possibile. tipo risciò più o meno, una roba. Tipo il trio trombo, c'ha Ma è presente? vero, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, come abbiamo fatto a sopravvivere, infatti a volte me lo chiedo, Guarda, non lo ecco, ok. so, non lo so, veramente non lo so. Perché anche le auto in effetti erano delle trappole mortali, adesso che come le hai Sì, descritte tu. poi c'erano anche delle cose più rognose che andiamo a toccare rapidamente, che era la poca informazione sulle malattie sessualmente Ah, trasmissibili, beh, che era certo. veramente Sì. una roba brutta. Infatti negli anni 80-90 l'AIDS è arrivato Sì, a a dei livelli picchi pandemici. esponenziali, perché non lo conoscevamo, non lo conoscevamo bene, era una roba, ovviamente non c'erano i retrovirali che ci sono oggi, quindi era una roba No. potenzialmente letale, morivi e morivi pure male, però quello che voglio dire è che non c'era proprio la giusta informazione, ok? Cioè l'unica informazione che hanno dato negli anni 90, non so se te la ricordi, era la pubblicità con i Come malati no? dell'AIDS con l'alone viola, con la Come no? musica... Sì. Sì, inquietantissima, Che oggi inquietantissima. quella è una cosa terribile, cioè Sì, una cosa il horror. discriminante al Sì, è 110%. vero, E l'unica vero, vero. cosa che ti hanno dato in quel momento, AIDS, se lo conosci lo Sì. eviti, se lo È conosci non ti vero, non uccide. ti Cioè, te uccide, prego, veramente, è era una roba, vabbè. terribile. Se avessero fatto un po' più di propaganda sul preservativo, su come Ah, tentare di sì. comunque stare attenti, eccetera, eccetera, forse tanta gente non se lo Non sarebbe si... preso, ecco. Quindi Sì, quella è era proprio... vero. Forse la cosa più negativa di tutte, secondo Vabbè, me, certo, sì. ovviamente. Infatti è stata una strage neanche Una tanto strage silenziosa. terribile, terribile. Se pensi che Sì. oggi, comunque, per fortuna, un sieropositivo può vivere anche tutta la vita Come prendendo i no? retrovirali e non,
la malattia non diventerà mai di essere mortale. inflammato. Quindi voglio dire, ma all'epoca te la Sì. facevano passare come una roba dalla quale non c'era speranza, ti trattavano come se fossi stato l'acquistato Inappestato, numero uno è al vero, mondo, è e invece vero. dicevano, per loro stavi a posto così, a Sì, posto sì, sì. così, capito? No, Cioè, no, è c'era sta vero, è vero. cordiciola e va bene Mamma così. mia. Sì, in effetti pensarlo adesso con No, è tutte terribile, le... guarda, veramente, veramente. Però certo, non c'era tutta questa conoscenza, quindi in qualche modo si dovevano spaventare e quello era il modo più corretto secondo loro. Per cui, Sì, è che vero, altro? Vediamo. Penso che è vero. l'abbiamo trattato più o meno tutti, Nei tutte e due contro, cose di contro che posso dire è l'assenza di vai. registro elettronico a scuola, che lì può essere un Ok. pro o un contro. Dal punto di vista del genitore era un contro, perché oggi da madre ti dico che il registro elettronico per me è stata una salvata. Oggi manco lo guardo più perché Riccardo è grande, ha 18 anni, però quando era più piccolo io andavo a vedere non solo i voti, ma mi accertavo che lui stesse a scuola e tutta una serie di roba. Certo. Dal punto di vista dell'alunno, ovviamente è un contro, perché noi facevamo sega a scuola Le quando volevamo bigiate, noi, ho voglia. bastava Infatti, imparare la firma di mamma e infatti. replicarla sul libretto, quello cartaceo, no? Che Sì, ci vedi, e come stavi no. a Sì, posto sì. così. Oggi sega non la fai più No, senza che non. poi lo sappiano, perché c'è il registro elettronico. Quindi quello. E poi un'altra cosa, e questa per noi è gravissima, Ale, era l'assenza d'aria condizionata. Madonna, L'assenza Madonna. d'aria. Io guarda, ti giuro su quello che vuoi. Io mi sono chiesta, specialmente negli ultimi anni, ma quando io andavo veramente con i miei genitori negli anni 80, ma anche negli anni 90, perlomeno nella prima parte, in macchina, a Tu cazzo luglio-agosto, facevo? come cazzo facevo? Ora, è vero che il clima non era quello di oggi, Ecco, non era quello di parliamone. oggi, per fortuna, però comunque faceva caldo. Dentro ste macchine Sì. infuocate tipo crematori, tiravano giù i finestrini, tranquilli, tu stavi dietro, non te ne fregava niente, facevi le cose dalla parte di Ascella l'aria. dietro, capito? Non te ne fregava nulla. Cioè, oggi se penso che, cioè, devo andare in macchina senza No. l'aria condizionata, mi prende uno Non svenimento ci solo, vai. e solo se ci penso, Non... no, veramente. Però l'hai detto giusto, con una cosa che va messa assolutamente nei contro è che adesso le estati, noi che odiamo l'estate, sono insostenibili. Sono Cioè, insostenibili, il clima è raddoppiato almeno dei 20 gradi, io sicuramente. l'estate, cioè, vabbè che avevo un'età diversa, però la sopportavo, nel senso, non era Sì. così esagerata, era Sì. una roba così micidiale, cioè, sopravvivevi tranquillamente. Per contro, l'inverno era veramente freddo. Freddo, molto, come no, voglia. Io mi ricordo una nevicata qui nell'82, mi sembra, nell'86, oddio, mi ricordo, comunque almeno, '86, mi sa, fine la anni famosa. 80, 86 forse, sì, mi sa 86, infatti una nevicata a Roma stratosferica che è durata un botto, con la neve alta, alta, pupazzi di neve, guarda quanto mi sono divertita, guarda, veramente. Oggi non lo vedi più. Quest'anno l'inverno una settimana è durato e manco troppo, per Sì, sì, cui. sì. Conta che qua da noi non nevica, siamo molto più a nord, non nevica più praticamente mai. Lo so, me l'hai Quindi, detto, infatti. te l'ho detto, infatti, invece una volta faceva anche freddo con le candele di ghiaccio Sì, alla sì, sì. mattina, però per me non era male. Come ben sai, noi sposiamo i climi rigidi e tutto Sì, quanto. assolutamente, assolutamente. Forse per quello sopportare i viaggi in macchina anche senza l'aria Forse, condizionata. Per forse, forse. contro mi ricordo, io andavo già a scuola, ho fatto in tempo a fare la quinta già a Milano, quindi in treno mi ricordo dei treni caldissimi, perché appunto d'inverno si gelava, un riscaldamento micidiale, una roba tipo Terribile, sì. transiberiana, sì. Però faceva freddo, cosa che adesso non fa più. Alla faccia di chi dice che non esiste riscaldamento climatico, e poi comunque Sì, adesso Madonna, vedremo fra... davvero, guarda, veramente. Ah, una roba folle. Alla scorsa Terribile. estate siamo sopravvissuti, vediamo se sopravviviamo anche a questa. In qualche Non modo siamo sopravvissuti. garantisco, comunque va bene. No, 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 no. E di base io direi che è questo, Di no? Poi base ci abbiamo sarebbero. detto più o meno tutto, ecco. Un'altra cosa che a me faceva veramente ribrezzo negli anni 80 erano le spalline, qua chiudo, erano orrende. E le Spalline, quelli pettinature no? Ecco, capelli cotonati, appunto. che li prendevi con la spazzola, facevi così, in modo che quando lasciavi c'era sta testa, capito?
stile Sì, arte, come vabbè. sì, abbastanza terribile come Terribile, comunque. sì. Vabbè. Però vabbè, insomma, mi ha fatto un elenco sparso, ma anche abbiamo cercato di bilanciare, non siamo stati proprio boomer, Sì. dai, diciamoci la verità. In sostanza, tu torneresti indietro, ti Te diamo una lo devo macchina dire del tempo. sinceramente, sinceramente, negli anni 90 no, per tutta una serie di ragioni mie, negli anni 80 sì, divorzio. Sì, Dice, ma anche ok, senza cellulare sì, divorzio. ma Però come deve essere adulta? quello stile di vita, ok? Non deve essere, oggi sono abituata a quello che ho intorno negli anni Certo, 80, sarebbe molto certo. complicato. Però ti dico che con una bacchetta magica ci tornerei domani mattina, ti Ma dico la come verità. adulta o come bambina? Avendolo vissuto come bambina, ti dico che vorrei provare la versione da adulta. Mi piacerebbe Ah, parecchio. ok. Sì. Sì. Magari sarebbe un po' meno complicata della versione da adulta attuale, insomma. Sì. Secondo me sì, però poi non Non puoi si sa mai, sapere non si sa ovviamente. mai. Però insomma, diciamo che io me li porto proprio nel cuore, guarda, veramente. Sì, Sono sì, sì, sì. veramente orgogliosa di essere cresciuta negli anni 80 per quanto concerne l'età delle elementari. Io ho tutta l'età delle elementari, asilo ed elementari, sono stati tutti negli 80, io sono del 78, quindi voglio dire. E tutta la parte adolescenziale me la sono fatta negli anni 90, quindi medie e superiori. Per cui fino ad arrivare poi nell'età sui 18-20, in cui sono arrivati i 2000, poi e da lì eccoci qua. È stato tutto un altro mondo. Sì. Diciamo che al di là forse della decade, comunque la perdita sempre di quell'età della gioventù è, per quelli che sono un po' come noi, sempre un po' traumatica, perché vabbè, è traumatica per tutti, però se ti porti nel cuore certe suggestioni, certe cose, È vero. non ne esci mai del tutto, da una parte grazie a Dio, altrimenti non saremmo i Lost Boys, che ok, rifanno il film, ma rifanno anche Peter Pan, tutto È sommato. vero, è vero, è vero. Assolutamente sì. Quindi per me è un trauma non mai del tutto assorbito, poi giudicatemi come volete, però tutta questa vita adulta, tutta questa bellezza, io non l'ho ancora vista, ti dico la verità. Ti dico la verità, non è che cioè, proprio vado in giro col sorriso così, eh. E invece ai tempi c'era modo di essere felici con molto poco e neanche te ne accorgevi di tutte le Quello problematiche è che poi vero, sarebbero sorte, magari che i nostri genitori sicuramente già avevano, sono gli adulti delle. anche se penso di non sbagliare dicendo questo, oggi possiamo dire che eravamo felici con poco, però all'epoca per noi era tantissimo, Certo, perché quando certo. vivi un determinato periodo storico non te ne accorgi, non lo puoi sapere che è poco in quel Certo, momento. Quindi per noi soprattutto. era tanta roba. Se pensi che sicuramente tra 50, 70 anni ci guarderemo indietro e diremo, però hai visto, Sì, dopo il sì. Covid, bene o male, eravamo felici con poco. De che? Cioè, però Ma guarda. rispetto ovviamente al lasso di tempo che sarà andato avanti, ci sembrerà meno quello che abbiamo Diciamo che noi siamo oggi. nati comunque a latitudini fortunate, quindi il primo mondo, stavamo bene. Io non ho mai avuto il senso che mi mancasse qualcosa da ragazzino, insomma, quello No, che. neanch'io, neanch'io assolutamente. Io sono, guarda, io dico sempre, io sono privilegiata sotto questo punto di vista perché non mi è mancato proprio niente, nel Certo, senso, né a sì. me né a mio fratello. Mio fratello ha 10 anni meno di me, quindi lui tutta l'infanzia l'ha avuta negli anni 90, però né a me né a lui è mancato nulla, insomma, hanno sempre fatto tutto quello che hanno Sì. potuto, insomma, nei limiti poi delle possibilità, Certo. però insomma, ecco. Ed è Sono un stata fortunata, eh? no, dico, ed è un discorso che può essere un po' pericoloso, però è vero dire che ci si accontentava con poco, perché comunque quel poco lì, tutto sommato, se vogliamo, era più che sufficiente. Sì, assolutamente. Guarda, io qua l'avevo già fatta vedere in un'altra puntata. Io qui conservo questo, che è il Come pupazzetto delle no? Cabbage Page, e mi ricordo che questo è il mio preferito, tutto mozzicato pure perché io lo mordevo quando era piccolo, quindi c'ha proprio dei pezzi mancanti. Però voglio dire, io mi ricordo ecco il pomeriggio, la cosa che magari potevo chiedere a mia madre era di fermarsi in un negozio di giocattoli che stava in zona,
dove c'era il cesto, dove dentro c'erano queste, dove c'erano gli Certo, snorchi, e tutti i pupazzetti così, ma costavano una scemenza, costavano all'epoca. E quindi, cioè, sì. mia madre se la cavava con poco. Io mi ricordo quando è stato piccolo Riccardo, altro che me la cavavo con poco, cioè ogni volta erano soldoni, ma anche solo l'edicola, quando uscivano le cose nuove di Ah, sì. Pokémon in edicola, cioè tutte le Sì, volte col sì, sì. sangue pagavi, capito? È Quindi, per vero, dire, è vero. per Sì, cui. sì, sì, sì. Invece magari tu Soprattutto. tornavi a casa col pupazzettino e eri la bambina più felice del mondo in quel momento. Ma guarda, a me davano i Master, i primi giochi di ruolo, i cartoni animati in TV, sostanzialmente. Queste cose, la bicicletta nella bella stagione che andavi fuori con gli amici. E io non ho mai avuto il senso che mi mancasse qualcosa, ecco. Poi certo, non ti potevano mancare cose che non esistevano, cioè, come dicevi tu prima. Però comunque adesso, ripeto, abbiamo tutto di più, perché adesso se io ti dico, adesso è tardi, però se ti dico, ripeto, vediamoci qualcosa, alla fine puoi guardarti qualsiasi cosa, però Vero, vero. di base c'è sempre, secondo me, un po' un senso di insoddisfazione, non so, che poi magari è comune a tutti gli adulti di tutte le epoche, non lo so. Ma sicuro, sicuro, è ovvio che sì. Questo non può essere che sia così. E va bene, va Va bene. A bene. Io guarda, proposito, approfitto soltanto per proprio rubo 2 minuti in conclusione, solo per no? dire che visto che abbiamo incentrato la nostra puntata sugli anni 80/90, ma principalmente sugli anni 80, la butto lì e lo faccio vedere. È disponibile, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni, il nostro gioco di Di ruolo ruolo, eccolo qua, basato sul mostra lo nostro mio regno. romanzo, che è The Worm Cave, che è Esatto. stato creato da Alessandro con il mio aiuto, questo gioco di ruolo. E Manuale poi ne completo, parleremo illustrato, e meglio. poi ne parleremo Sì, bene. è Se proprio il voi manuale siete. completo per giocare nel mondo dell'uomo giallo. Esatto, se voi già siete bravi, cercate, chi cerca trova, se Esatto. volete, però poi ne parleremo, faremo credo anche un video, lo introduciamo un attimo e poi magari chissà, qualche volta organizzeremo anche una partita e Volentieri. sicuramente ve lo porteremo anche nelle prossime eventi live, Assolutamente, fiere assolutamente. o organizzati da noi che siano. Va bene, va bene. Va bene, ragazzi. Ovviamente l'invito è sempre quello di dirci cosa ne pensate di quello che abbiamo detto, aggiungere o Sì, togliere agli con elenchi, i commenti, assolutamente, fateci sapere. insulti vari, quello che volete, in podcast e su YouTube, oramai lo sapete, e sulla nostra pagina Instagram. Ok? Yes. Ok, va bene. Io tanto ti saluto, comunque a Pasqua ci saremo. Se non è proprio Pasqua, sarà un giorno prima, un giorno dopo, ma andremo in onda regolarmente. E puntata a sorpresa anche questa volta. Va bene, Esatto. va bene. Allora, buon ascolto, buongiorno, buonanotte, a seconda di quando ci vedrete. E alla prossima. Alla prossima. Ciao Ciao Sveva. ragazzi, ciao Ciao. Ale. Ciao, ciao, un bacio. Ciao ciao. Ciao, ciao.